Ciao a tutti ragazzi, oggi mi trovo qui in stazione perché sto andando a Milano e andrò con Italo. Di solito prendo il Frecciarossa, però questa volta ho voluto cambiare e ho voluto prendere Italo. Devo andare a Milano per fare una serie di commissioni, speriamo bene. E adesso sono in attesa che esca il binario per poter prendere il treno. Voi ovviamente verrete con me, mi seguirete per tutto il tragitto. Quindi sono pronta ad iniziare questo vlog. Ovviamente oggi viaggio insieme a mio marito e ci siamo un po' alzati così per sgranchire un po' le gambe. E qui nell'area intermedia ci sono anche i bagni, c'è un bagno che è sia per l'uomo che per la donna. Devo dire che me l'aspettavo un po' meglio, però comunque va bene lo stesso. Però comunque qui a Firenze non c'è una fermata, non dovrebbe essere prevista nessuna fermata, forse c'era una coincidenza, ha fatto passare l'altro treno, quindi adesso ci rimetteremo in marcia. Però penso che da qui fino a Bologna passeremo sotto un sacco di gallerie, quindi perché mi ricordo che l'altra volta quando andai a Bologna c'era proprio questa particolarità che ad un certo punto iniziarono ad arrivare un sacco di gallerie, quindi fuori non si vedeva più niente. Ok, staremo a vedere. Allora ragazzi, siamo arrivati all'area snack, che è questa. Allora, questa qua è l'area snack di Italo e qui è possibile prendere queste cose. E qui c'è anche il caffè. Ah, ecco, quindi caffè espresso, un macchiato cappuccino decaffeinato. Ah, c'è anche il caffè. Allora ragazzi, il distributore automatico di caffè alla carrozza numero 10 fuori servizio e quindi devo andare alla carrozza numero 3, quindi mi devo fare ancora un bel tratto. Comunque penso che alla numero 3 sia uguale a questo e c'è un vasto assortimento di caffè decaffeinato e oltre anche ai vari tipi di caffè. Quindi niente, mi sa che dobbiamo andare in fondo, vero? Vabbè, qui invece questo funziona. Ok, questa è l'area snack, qui c'è anche un tavolino che però ovviamente non posso utilizzare perché devo andare più avanti, quindi devo andare in avanti. La macchina del caffè non funzionava nemmeno qui e praticamente faceva solamente il caffè e non faceva il latte e ci hanno dato questa bustina di latte istantaneo che si deve aggiungere con l'acqua che avevo io. Va bene, e questo è tutto. Allora ragazzi, su Milano non sono riuscita a prendere caffè perché c'erano due carrozze con il distributore, il numero 10 è rotta e la numero 3 non funziona, solamente che non c'era questo servizio che non funziona, quindi ho messo i soldi invece di avere il cappuccino, ho avuto solamente il caffè e quello che ci hanno dato una bustina di latte.
che però come vanno utilizzare l'acqua che già avevo, altrimenti non se ne sarebbe più niente. Va bene, comunque niente, andiamo avanti e adesso vedo se posso prendere qualcosa dal distributore del concetto. E va bene, e adesso penso che siamo in prossimità di Bologna, penso che sì, ci stiamo avvicinando a Bologna e quindi un altro voglio arrivare a Milano. Siamo sotto una galleria lunghissima, sono quasi 10 minuti, un quarto d'ora che siamo sotto questa galleria e adesso vi faccio vedere quest'altro bagno che è più grande. Ecco, qui c'è anche il fasciatoio, quindi questo è un bagno più grande, invece quello dove sono andata io prima era piccolissimo, quindi questo è più grande, c'è anche uno specchio enorme e qui c'è il lavandino. Ok, e adesso torno al mio posto. Allora ragazzi, sono appena arrivata in camera dopo un viaggio lunghissimo, ma comunque comodo. E come vi dicevo prima, come vi ho detto in treno, sono venuta qui a Milano per fare una commissione, speriamo bene. E adesso sono le 5, quindi sono arrivata anche in perfetto orario e ho fatto già il check-in. Questa è la stanza, adesso vi faccio un veloce room tour. La stanza è piccola, è abbastanza vicina alla stazione in modo da poter prendere la metropolitana e arrivare facilmente dove devo andare poi domani. E adesso vi faccio un veloce room tour, anche perché la stanza è piccola però carina. Questa è la porta d'ingresso, appena si entra c'è la camera, qui abbiamo il letto con i due comodini, c'è anche una luce al di sopra del letto in quella zona, poi qui abbiamo uno specchio grande, questa è la finestra, qui poi abbiamo un armadio, una scrivania, la televisione, lo spazio per appoggiare le valigie, un attaccapanni, una sedia, vediamo che cosa c'è qui,
C'è un bollitore con due tazze. Questo è l'armadio, ho già appeso il cappotto. E poi vi faccio vedere qui che c'è la finestra. Questa è la finestra, si affaccia sulla strada. Ci sono anche dei faretti sotto il tetto. E poi lì abbiamo il bagno. E questa è la porta d'ingresso. La doccia, abbastanza grande. I sanitari, lavandino. Qui abbiamo questo elemento che serve per riscaldare. L'asciugacapelli. Insomma, l'essenziale. E questo è il room tour, adesso mi riposo un po' e poi dopo esco ad esplorare Milano. Devo dire che io ci sono stata diversi anni fa, quindi immagino che la città sia completamente cambiata e quindi è un'esperienza completamente nuova per me. Vorrei andare nella zona del Duomo, poi vorrei andare a Via Monte Napoleone e niente, esplorare quelle zone. E adesso qui dall'albergo devo prendere la metropolitana, immagino di sì, e vorrei andare a vedere appunto quelle zone. Ok, voi ovviamente venite con me. Allora ragazzi, mi sono appena ritirata dal giro che ho fatto oggi per Milano, mi sono anche struccata e devo dire che sono rimasta positivamente colpita da Milano, una città tranquillissima, ordinatissima, anche nei pressi della stazione io ho trovato molto ordine, insomma molto molto tranquilla. Le macchine si fermano subito, permettono l'attraversamento, insomma non si sente niente, cioè molto molto tranquilla. Non me l'aspettavo perché comunque essendo una città grande non pensavo avesse tutto quest'ordine e invece sono rimasta positivamente sorpresa, insomma è una città organizzata sicuramente. E adesso sono in camera e mi sono preparata per andare a letto e adesso guardo un po' di televisione e poi andrò a dormire. Tra l'altro oggi c'è stato anche il sole, una temperatura di 15-16 gradi, quindi primaverile, una temperatura veramente gradevole. Ok, e per oggi è tutto e noi ci rivediamo domani.
Buongiorno ragazzi, oggi è mercoledì e sono appena ritornata in albergo perché ho finito di fare quella commissione che vi dicevo ieri. In realtà è una prova, è stata una prova, speriamo bene, ci tengo tantissimo e quindi adesso ho finito e adesso invece vorrei uscire, vorrei andare a vedere un po' la zona del Duomo di Milano. A proposito, questo è il mio outfit per oggi perché oggi fa caldo, c'è una bellissima giornata di sole, quindi ho messo questo maglioncino nero che è di H&M e sotto ho messo questi pantaloni di Zara. E qui c'è lo specchio, poi dopo vi faccio vedere meglio. E niente, in questo momento sono abbastanza, cioè mi devo calmare perché ho appena finito, sono appena ritornata in albergo. Io spero veramente che sia andato tutto bene e niente, e adesso usciamo e andiamo un po' in giro per Milano. Allora ragazzi, questo è l'outfit, sotto ho messo questo paio di pantaloni grigi che sono di Zara e poi sopra ho questo maglioncino di H&M a maniche corte che è molto comodo proprio per queste giornate non proprio caldissime ma nemmeno fredde, quindi mi sono trovata bene ad indossare questo maglioncino e poi ho questi anfibi neri e niente, poi ho il mio giubbino nero qui e adesso sono pronta per uscire. Qui mi trovo alla Rinascente di Piazza Duomo che ospita i brand di lusso più famosi per quanto riguarda i profumi, i cosmetici, l'abbigliamento e gli accessori. Il primo piano è dedicato alla cosmesi dove si trovano i profumi e i cosmetici di brand di lusso come Dior, Chanel, La Mer, Gucci, sia per donna che per uomo. Ogni stand è veramente molto assortito, non manca nulla, sia per quanto riguarda i nuovi arrivi che i best seller. Poi sono salita ai piani superiori dove c'è l'abbigliamento donna e mi sono soffermata sulle grandi firme che a me piacciono di più, come Alexander McQueen con la sua nuova collezione di scarpe e borse. Poi ho visitato lo stand di Valentino con i nuovi arrivi per questa primavera 2023. Non potevo non fermarmi da Dior con le sue nuove borse color pastello e la nuova collezione ispirata alla natura. Per le scarpe sono andata direttamente da Gianvito Rossi. A vedere sia la collezione di scarpe da indossare per le cerimonie o le feste, sia la collezione di scarpe più formale e devo dire che sono bellissime entrambe. Chissà se mi capiterà mai di indossare un paio di scarpe di Gianvito Rossi. Ovviamente c'erano già i nuovi arrivi per questa estate con i sandali dalle bellissime decorazioni. Altro brand di scarpe che mi piace tantissimo è Acquazzurra, che ho visto tanto indossare dalle duchesse, dalle principesse e dalle regine delle famiglie reali europee, come anche le scarpe di Gianvito Rossi. Insomma, qui alla Rinascente c'è veramente tanto da vedere e da cui prendere ispirazione per il proprio look. Poi mi sono soffermata da Jimmy Choo, che è un brand che ho conosciuto perché è indossato tantissimo dalla duchessa di Cambridge, Kate Middleton, attuale principessa del Galles, quando partecipa alle serate di gala organizzate da Buckingham Palace. E questo è tutto quello che ho visitato qui in Rinascente a Milano.
Allora ragazzi, questo è l'ultimo giorno qui a Milano, è arrivato il momento di partire, mi trovo davanti alla stazione centrale e partirò con Italo. E scusate il mio aspetto, sono praticamente stravolta perché ho dovuto fare tantissime cose nell'arco di questi due giorni e adesso dopo aver fatto tutto sono pronta appunto a ritornare a casa. Penso che questo vlog lo terminerò qui, io vi ringrazio per aver seguito questo video, se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale, vi saluto e noi ci vediamo presto nel mio prossimo video. Ciao a tutti!